Finalmente la Fiera di San Nicola, che è una realtà costante nel tempo e rappresenta la storia, torna senza limitazioni. Grande partecipazione perché 550 espositori saranno presenti dal 10 al 12 di settembre, quindi 3 giorni di fiera molto importanti, dedicati al commercio, all'artigianato, alla produzione locale, accompagneranno i cittadini e tutti coloro che verranno nella nostra città a vivere questo momento. Finalmente sono sparite le limitazioni delle distanze, degli ingressi. Ovviamente la mascherina rimane consigliata ma non dovuta, ma ritorneranno anche gli eventi dedicati ai più piccoli, tutti i pomeriggi, la domenica mattina e anche il prefiera in Piazza della Repubblica venerdì precedente, quindi il giorno precedente. Da anni ormai, da più di 10 anni erano fermi e quindi c'è stato un lievissimo aggiornamento, ma i costi oggi sappiamo dell'energia e non solo dell'energia sono tutti aumentati. Nonostante questo per 10 anni non si è manco aumentata l'inflazione e quest'anno un piccolo ritocco, ma dei posti che erano liberi su 87 posti, più di 130 sono state le domande. Ecco perché una fiera al completo con 550 espositori. Credo che questo sia davvero un grande rito alla normalità, ma anche una grande soddisfazione per la città di Pesaro. La novità di quest'anno è l'introduzione dell'area spettacolo per i bambini con il coordinamento di Pesaro Village, che allestirà appunto un'area di intrattenimento sui giardini di Piazzale della Libertà tutti i pomeriggi 16.30 a 19.30 e anche domenica mattina. E la conferma dell'area del mercatino di bambini sempre nei giardini di Piazzale della Libertà, che sicuramente meglio coniuga l'esigenza dei bambini, quindi del gioco, con la Fiera di San Nicola anche come spazio e come tipologia, e la possibilità di usufruire del parcheggio di Villa Marina, che è un'area sosta da 160 posti attrezzata grazie al Comune di Pesaro, proprio ai margini della fiera, che sicuramente aiuterà anche in termini di viabilità per la fiera. Sono attesi oltre 550 partecipanti, suddivisi chiaramente nelle varie tipologie. Va da sé che il settore principale è quello dell'ambulantato, e poi avremo prodotti tipici, alimentazione, enogastronomia, quindi specialità locali, mercatino, artigianato, insomma un'offerta variegata che sarà sicuramente in grado di soddisfare tutte le esigenze. La sicurezza assolutamente rimane un punto fondamentale, un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine che ci accompagneranno come sempre, perché la sicurezza è sempre primo posto.